Il secondo brano che ascolterete si chiama Nyo Sien. Anche questo brano ci sono due soluzioni diverse di ispirazione. Una che se la si fa risalire a quello che era un condizionamento che Satie sentiva fortemente per i suoi trascorsi con alcune ambienti dell'esoterismo. Altri invece sembra essere la tesi più avvalorata, quella che sembra essere più rispettata e che vuole questo titolo più vicino al famoso palazzo di Cnosso, e quindi anche questo riconducibile al mito di Teseo, al mito di Arianna, al mito del Minotauro. Quindi anche questo è un brano che ci ricollega con il classicismo greco, e lo faremo ascoltare. È chiaro che sia questo brano che quello precedente sono dei brani che sono da considerarsi delle danze e hanno in comune questo aspetto ipnotico, come avete avuto la possibilità di constatare anche nel primo brano, così come nel secondo, c'è questo aspetto ritmico ricorrente, c'è un andamento ritmico che si ripete, così come la struttura armonica, è una struttura armonica semplice però ripetuta, e quindi questo dà un effetto ipnotico su chi ascolta.